ragazzi. La situazione è sfuggita di mano. Mi sentirò come i pesci che sto per catturare, perché adesso io mi porto via. Guardate come in basso si può ridurre un uomo. E comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Dredge. E vi chiederete perché siamo nel menu principale. Beh, dallo scorso episodio ho notato che c'era un aggiornamento. Non l'avevo scaricato per il precedente, ma adesso ce l'abbiamo. Mi sono spoilerato che c'è un nuovo dialogo, però non ho controllato nulla. Ecco, eravamo qui all'accampamento, ancora in realtà non mi dice nulla di nuovo, quindi vabbè, vediamo. Con l'aviatore avevamo fatto un accordo. Gli avremmo portato pezzi di mortaio per fare in modo di uccidere i mostri che ci sono in questa zona. Infatti adesso possiamo chiedergli come preparare le trappole. Dobbiamo produrre 3 esche speciali con diverse combinazioni di pesci. Va bene, iniziamo dalla prima. Ok, devo portargli questi pesci, cioè in realtà li conosco, ma non so perché non me li... non mi dica il nome. E allora dobbiamo iniziare a cercarli. Ci sono 3 tipi di esca. Ok, uno possiamo iniziare perché serve il pesce gatto e te lo tieni tutto e già ce l'avevo. E per la ultima... sì, credo che siano tutti i pesci che posso trovare qui. E allora iniziamo a cercarli. Amico mio, bye bye. Iniziamo a cercarli. Tanto sono le 6 del mattino, una nuova giornata. Devo riabituarmi a... a non vedere. Se vi chiedete come faccio a giocare con l'uncino è perché sono un pro, sono un pro. Qualcosa di più piccolino, come loro, ecco, credo che siano proprio loro. Ne prendiamo un po' e gliene servivano un fottio, no? Almeno... 3. Allora, ed mentre siamo qui, in teoria, la mercantessa dovrebbe avere questo nuovo dialogo e mi interessa. Hai già incontrato la fotografa, è passata dal mio pontone poco tempo fa. Si è portato dietro un sacco di attrezzature fotografiche professionali per fare foto alla fauna. Sospira con malinconia. Come vorrei avere anch'io una macchina fotografica. Non sarebbe bello poter documentare tutto quello che fai? Non dimenticheresti più niente. Comunque, ha detto che sarebbe andata su un'isoletta a sud dell'arcipelago di Midolla. Quindi bello che lontano. Se ti ritrovi in zona vai a fare una visita. Ok, però intanto noi continuiamo qui. Ah, ecco, ho trovato l'altro pesce che voleva. Bene. Adesso mi mancano le 2 anguille che in teoria l'altra volta l'avevo trovata in zona. Oh, ma questo qui è nuovo. Vediamo. Un maso storto con alla base una piccola semplice piattaforma incisa sulla roccia. Riusciamo alla pena a distinguere le sagome contorte di un pesce malformato. Non suppongo di non dover portare un pesce enorme, ma credo che ogni tipo di pesce aberrante vada bene, spero. Io glieli porterò allora. Guardate qua proprio, qui dietro. Pesce aberrante, vediamo se lo riusciamo a prendere. C'è pure quello record, quindi dai, vediamo. Mugine scintillante ed è pure record. Quindi puoi trovare i record di quelli aberranti, incredibile. Bene, adesso è notte, zona brutta. Metti questo qui, credo che vada bene. Le onde... ah, bastava soltanto uno. Quando l'acqua lo tocca un ronzio riempie l'aria. Bastava uno, semplicemente uno. E mi ha dato questo qui, che è peggio del mio. Vabbè, lo prendo ma non lo usiamo. Adesso che è notte dovrebbero esserci le anguille, cerchiamole. Ti prego. Mamma mia, ce l'avevo proprio davanti a casa. Ma sei un grande. Tic, ecco qui, ci abbiamo tutto. Avevamo già le 3 esche pronte. Allora, buon uomo, le ho portato tutto. Prima esca, ecco. Mettiamogli la guglia e i 2 mugini. E ci abbiamo la prima. Ecco, la dovremmo andare a posizionare. Seconda esca. Eccole questo. E ci abbiamo la seconda. Diamogli ste 2 anguille. Avevo preso pure un pesce in più. Ed ecco la terza trappola. Bene, adesso li possiamo cacciare. Non so se andare di notte. Dormo proprio un attimino. Così per evitare problemi, non lo so. Cioè, in questa zona ci dovrebbe essere una di quelle torri che vi parlavo. Esattamente questa. Vediamo, vediamo. Carica l'esca nella trappola. Ora farò bene ad andarmene. Oh, aia. Avrei fatto proprio bene ad andarmene. Invece mi sono schiantato su. E beh? Ha funzionato! E adesso? Ok, è intrappolata. Forse devo andare ad avvisare il tizio? Oh! No, l'ha fatto esplodere. Ok, ok, 1 su 3 è andato. Adesso, sconfitto il primo, andiamo a cercare i successivi. Dovrei trovare qui da qualche parte un'altra di queste torri. Cerchiamola. Oh, eccola, eccola. Andiamo a mettere subito la trappola. Ok, messa. Adesso non mi tocca che schidudlare, ovvero andarmene via. E stavolta mi godo anche l'esplosione. Guardo il mortaio distruggerla. Ah, fantastico. E non ottengo niente alle loro carcasse. Ah, sì, posso controllare. Che schifo. Che cosa ci faccio con sto pezzo di carne?
Forse lo posso vendere. Mettiamo la terza e ultima trappola. Cioè, mi allontano. Magni pure. Adesso aspetto che mi prendo anche la tua carcassa. Ricordati che anche tu devi morire. Quindi praticamente quest'area adesso per noi è tranquilla. Le altre aree sono pericolose. Questa qui è tranquilla. Perché abbiamo ucciso il mostro. No, perché non lo posso fare pure nelle altre. Eccomi tornato, anche se non vedo nulla. Ho portato tutti i pezzi di carne. Ho la carcassa di una creatura da farti vedere. Vediamo un po'. Consegno il mucchio di brandelli di carne all'aviatore. È quasi riconoscibile, ma entrambi non avete dubbi sulla sua provenienza. L'uomo la punzecchia con il coltello, analizzando la carne gommosa e all'aria soddisfatta. Sì, è una di quelle bestie. Finalmente facciamo progressi, ma abbiamo ancora da fare. Oh, hai dell'altro. Fai cadere la carne a terra e lui la taglia con il coltello. La carne tremola leggermente. Meno uno, secondo i miei calcoli rimane ancora una bestia. Finiamo il lavoro. Oh, hai dell'altro, perché li ho portato tutti insieme. Lasci cadere la grande carcassa insanguinata davanti all'aviatore. I suoi occhi manifestano un sadico piacere. Si china e penetra la morbida carne con il coltello. La carne cede al passaggio della lama, rivelando un bagliore metallico. Con un forte strappo dal suono disgustoso, l'aviatore estrae la fonte del bagliore, da dove era incastonata nella creatura, la solleva. Nel sangue riconosci quella che è una collana. Ah, è del cimelio che devo portare al brav'uomo. L'uomo si allontana dalla carcassa e il suo volto diventa malinconico. E adesso, beh, direi che è tutto. Cosa pensi che farai adesso? Non saprei, pensavo di chiederti di portarmi via da qui, ma ormai è un po' diventata casa mia. Non me la sento di abbandonare qui i miei fratelli, credo che mi tratterrò ancora un po'. Nel frattempo posso produrre delle esche speciali per te, potrebbero tornarti utili nelle tue battaglie di pesca. Ah, e che cosa mi potrebbe servire? Abilità sbloccata esca, lancia l'esca in mare per attirare le specie locali. Ok, serve per pescare meglio. E quindi per creargli un'esca gli devo portare un tot di pesce, capito? Allora io direi che posso andare, se trovo altre piastrine gliele porterò, tanto lui ormai abita qui. Vedo un attimo se c'è qualcosa che ho dimenticato, ma credo proprio di no, ragazzi, credo che abbiamo già finito questa zona. Sapete che c'è? Vado un attimo a controllare queste isole di parte, che sono qui, o magari anche queste qua sotto. Bene, 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 queste qui sono le isole che vedevo, forse qui posso trovare qualcosa di interessante, vabbè. Dei tesori. Piastrina, ah ok, era in fondo al mare. C'è questa non è una barca. Ah ragazzi, ma io dal bacino stellare non ho trovato questo. Si prende con le nasse, ma non mi è mai capitato. O magari è nuovo dell'aggiornamento, perché effettivamente potrebbero averlo aggiunto adesso. Intanto, eccomi al bacino galleggiante. Posso potenziare gli spazi per le reti e anche lo spazio per le canne. Ok, abbiamo potenziato un po' tutto. Adesso manca il nuovo scafo. Quanta roba che serve per il nuovo scafo, ma possiamo iniziare? Sono già letteralmente pieno di materiali e metà è stato fatto. Adesso andiamo anche nella zona di ricerca, perché dovrei avere un bel po' di punti. Sapete che c'è? Mi sa che spendo tutto qui. Tutto, proprio tutto. Perché mi piacerebbe prendere questa nassa finale, capito? Che sarebbe la nassa rinforzata, dura 9 giorni, è grandissima e dovrebbe avere le qualità di tutti quanti messi insieme. Mancano 2 punti e ce l'abbiamo. Al massimo vorrei provare a ottenere anche il motore finale. Do un'altra piastrina all'aviatore e adesso vedo se c'è qualcosa qui intorno. Se non c'è, filiamo. Quello che mi interessava era quest'isola un po' più a largo rispetto alla terra principale. No, un altro di sti cultisti. Ma ancora voi, ma quanti siete? Già so 2. E vabbè, allora gli porto il tarpone. Ah, e quindi con l'ultima pezzo di potenziamento che mi ha dato il buo, dopo gli ho portato la piastrina, nassa rinforzata, bene. E dato che sono qui, un attimissimo, ma perché non mi compro già subito questa nassa? L'andremo a provare dopo, ovviamente. E allora, tenga il mio pesciolone, bro. Bene, spero che ti sia piaciuta, ma so che tanto tu ne vuoi ancora. Pure un limulo, un limulo. Ah, ragazzi, una cosa importantissima. Adesso che ci sto facendo caso, prendiamo questo motore qui, stacchiamo quello che abbiamo adesso, disinstallo e metto qua, perché ne abbiamo 3 di quei piccolini. E quindi adesso, in teoria, dovrei andare molto più veloce, perché cioè mi sono riempito l'inventario con questi. Ecco, aspettate anche alla nuova giornata, vediamo. Ma non so quanta differenza abbia fatto in realtà. Ah, perché ovviamente 9 e mezzo, questo qui è 26, che credo la differenza sia tipo di 1 o 2. Ti prego. Grazie! Prenda e non si lamenti più. Che cosa? Però tanto già so che vuole qualcos'altro. Una macro pinna che lo devo andare a prendere in tutt'altra zona. Io ti odio. Ti odio. Allora, uniamo l'utile al dilettevole. In realtà, uniamo l'utile all'utile. Mollo gli ormeggi. Prendo l'apparizione e let's go. Vado a dare il cimelio al nostro amico e vediamo cosa mi dà adesso. Un ritrovamento eccellente, richiede un posto d'onore nella mia collezione. Il collezionista fa spazio su un tavolo impolverato ai cui angoli si è accumulata nel tempo la cera delle candele e vi piazza con cura la collana. Immagino che ti aspetti una ricompensa. Vabbè, come al solito prende, fa tutto. Abilità sbloccata, atrofia.
preleva istantaneamente un intero banco di pesci. Quando smette di parlare senti che il sangue torna a circolare nelle gambe. Una strana sensazione di potenza pervade il petto. Manca pochissimo, resta solo un cimelio. Per quanto esisti di suggerirtelo, la piana abissale sulla rotta della spina del diavolo è un ottimo candidato. Vedi cosa riesci a trovare, sì, è l'ultima zona. Adesso che abbiamo fatto questo, quindi adesso vado, boh, dove ci sono i salmoni, dato che non ho mai manco trovato la versione aberrante di questi, e provo ad utilizzare atrofia. Ah, infatti, guarda qui, merluzzo zannudo. E li ho presi tutti, ma prendi tutto. Che bello! Cioè, mi semplifico molto la situazione. Pescatore, hai già incontrato una fotografa? No, anche lui me lo dice. Ha detto che è a sud, sì. Uè, pescivendolo! Tenga tutto sto salmone! E adesso continuiamo a quello che stavo progettando. Andare di nuovo a Bacino Stellare per recuperare il crostaceo che mi manco. Che tra l'altro poi è a sud, quindi posso anche iniziare a cercare la fotografa, eh. Prendo le nasce. Vorrei provare a vedere se magari io le debba mettere nelle zone più profonde. Quindi attivo il generatore. E voglio vedere, non è che le nasce le dovevo mettere qui dove c'è sto mega fosso? Ecco, infatti qui dice che ce ne sono molti. No, non dove ho messo io, mi sa. Ma qui sì. Qui pure. E va bene così. Oh, versione aberrante. Ne ho due adesso. Si mettono accanto e si guardano a vicenda, pensando che l'uno sia la versione strana dell'altro, capito? Adesso ho riattivato il generatore. Vediamo se le nasse si sono riempite del crostaceo che cercavo. Lo sì, aragosta spinosa. Pure la versione trofeo. C'erano dei gamberi? Ma non me l'aspettavo, anche questi. Ma, ah, mare aperto. Questo qui viene considerato mare aperto? Va bene. Allora, dato che sono qui, zona sud, voglio cercare questa fotografa. Vediamo se la riesco a trovare proprio quest'oggi. Ma qui c'è una versione aberrante di questo, del dentice. Ah, anche record. Sbarchi nei pressi di una vecchia barca a remi. C'è un uomo, è chino vicino al falò e parlotta da solo. Ti avvicini con cautela. L'hai rigettato in mare? Non so di che parli. Il libro! Credo tu mi abbia scambiato per qualcun altro. Non ho le allucinazioni, sei davvero tu, non è vero? Perché mi hai preso? Si gira, stringendosi le mani, parla al fuoco. È stato lui, lui e sua moglie, maledetta. Hanno ripescato quel vecchio libro, ma qualcosa, avvolto nella nebbia, l'ha seguito, ha squarciato la barca, boom! Rivolgendosi sempre al fuoco come se stesse raccontando la storia a un bambino. L'uomo imita una brutale esplosione con la voce, facendosi ampi movimenti con le mani. Quella cosa parlò, disse che ci avrebbe rubato il respiro, che presto ci sarebbe servito più e poi calò l'oscurità. Un'eternità più tardi alcuni di noi furono trasportati a riva dalla corrente e lui era ancora lì, con quel libro tra le mani. Rigettalo in mare, gridammo, mentre la nebbia si infrangeva a riva. Credevamo che di certo si potesse tornare indietro. Che libro? Argento Cremis, il libro coperto dal sangue di lei. Rigettalo in mare! L'uomo chiude gli occhi e trattiene le lacrime, la sua voce si fa lievissima. Ti prego, guardi nel faro, lei ha visto tutto, lei sa da dove è arrivato, dove deve tornare. Guardiana del faro, noi abbiamo trovato dei messaggi che riguardavano marito e moglie, ma non so se siano gli stessi. Comunque non credo che sia questa qui la roba della fotografa. Andremo a parlare sicuramente con la guardiana del faro. No raga, che cosa sto vedendo lì? Non ci credo. Un altro! Ce n'è un altro! Che cosa vuoi tu? Che cosa vuoi? Guarda, ce l'ho proprio qui, pigliatelo. Ah, dai, ma perché? È il secondo, io non posso anche andare nella nuova zona perché mi continuo a trovare missioni secondarie. Ok, forse ho trovato la zona che mi interessava. Fotografa, infatti, salve, chiedo scusa, potresti spostarti un attimo di lì, sei nell'inquadratura. Ti sposti di lato, no, così non va bene, c'è qualche problema? La donna sospira di nuovo e guarda in lontananza verso ovest. Ero partita dal bacino stellare e ho cercato di far passare la barca in mezzo a un passaggio stretto tra due isole, ma mi sono finita tra dei coralli e mi era perso di sentire qualcosa dietro di me nell'acqua, così non ho osato fermarmi. Se solo tu potessi recuperare gli obiettivi per me, vediamo. Ok, credo che mi stia indicando roba che gli devo andare a recuperare. Qui. Ok, ok, credo di averli trovati. Ecco qui, cerca oggetti di valore. E ci abbiamo una valigetta. Torniamo dalla bro. La fotografa prende la valigetta e controlla scrupolosamente ogni obiettivo. Sembrano per lo più intatti. Niente che una lucidata non possa sistemare. Come ti ho promesso, mi ha dato la telecamera. C'ho la modalità foto. Abbiamo finito tutto quanto. Quindi mi manca tanto l'ultimo cimelio. Mi sa che ho finito il gioco. Allora ragazzi, dite cheese. Ah, eccovi qui, piccolini. Sapete, cioè non c'ho voglia. Utilizzo questa abilità. Vi prendo tutti più. Anoplogaster maledetto. Wow, rana pescatrice brutale. Un xenomorfo. Huh? Mi dice che in quella direzione c'è qualcosa che non ho mai visto. Credo che sia proprio uno di quei pesci in mare aperto che mi diceva il gioco, vero? Guarda, infatti. Tonno pinna nera, bello. Ma che cos'è quello? Embè? Nuova creatura marina che mi segue, mo? Forse perché ho il panico alto. Allora, zio.
Adesso ci penserò. E innanzitutto pigliati sta roba qui che diventa... Cioè, ho presi tre, marcivano tutti subito. Adesso... Che cosa vuoi? Un granchio reale. Va bene, però intanto, subito esorcismo. Ho cacciato credo qualsiasi cosa che mi stesse seguendo. Allora, in compenso però c'ho una roba positiva. Dato tutti questi viaggi, sono riuscito a recuperare anche quello che mi serviva per potenziarmi. Sono un po' povero, ma fra poco lo giuro avrò i soldi. Tenga, e ho abbastanza soldi per potenziarmi. Nuovo scafo, c'ho la nave migliore. Adesso basta, eh sì. E ci abbiamo il faro nuovo. Pesce. Ah, che belli che siete. Squalo bocca gigante. Bello. Allora, eccomi tornato brevemente qui. Ho un paio di cose che dovrei fare. Andiamo a parlare un attimino con la bro del faro. Dato che lei dovrebbe sapere qualcosa di importante. Cosa sai riguardo al libro Argento Cremisi? A solo sentir nominare il libro la donna rabbrividisce. Me lo stai chiedendo davvero? L'ho buttato questo tempo? Lo sai che deve essere restituito. Ti guarda con gli occhi pieni di compassione. Deve andare avanti, per te oltre che per lei. Prendi tu il controllo, sbrazzati di quell'affare una volta per tutte. La loro si infittisce. Non è che i messaggi che ho trovato finora erano miei. Io ho fatto del male a mia moglie e per qualche ragione ho dimenticato tutto. È proprio una situazione da... Oh raga, pesce oceanico nuovo. Pesce vipera. Vediamo se riesco a fare una roba, se me ne riesco a beccare uno aberrante subito. Eccolo lì, pesce vipera collassato. Questo pesce qui? Che cos'è? Squalo fantasma. Oh, raga, lo squalo che mi serviva per una delle... degli altari. Non è che era nelle nuove zone, era oceanico, era mare aperto. Va bene, allora, iniziamo portando, credo, l'ultimo pesce a lui. La figura speziale che è il granchio e banchetta delle sue carni. Con la bocca ancora insozzata di carne di granchio, prende un libro dalla sua veste e te lo consegna. Risposta data, aspetta evocazioni. La figura incrocia le braccia e sembra cadere in un sonno profondo. Ah, quindi ti danno libri? Per migliorarti, ok. Portiamo subito questo squalo all'altare. Ok, quindi suppongo che sia questo che debba essere messo così. E mi manca l'ultimo. Devo andarlo a trovare. Si trova nell'arcipelago di Midolla, devo tornare lì. Cioè io ci ho sempre avuto tutti questi pesci nuovi vicini e non lo sapevo. Guarda qui. Adopelagico, tra l'altro lo posso già prendere. Pesce topo? Che schifo. Vediamo se ne riesco a prendere un aberrante grazie all'atrofia. Eccolo qui, pesce topo rappresso. Running in the 19s, mi prendo lo squalone. Con questa bellissima abilità, dai, finalmente. Eccomi, porto lo squalo. Via. Fai scorrere i quattro squali e mi dà... È inutile. Ti odio. Allora, per evitare di volermi far del male, prendo questo macro pin e lo porto all'altro tizio che era sull'altra isola. Uè, le ho portato il pesciolone. La figura mi dà... Ok, mi danno libri che mi aiutano. Per esempio uno che si chiama Motori spinti al limite. Iniziamo... Ah, ancora non lo posso leggere, perché quello stiamo leggendo ancora l'altro. Spero che questi qui siano dei buoni potenziamenti. Poi me lo leggo, se non è buono mi arrabbio. Cioè, leggo qual è il potenziamento una volta che il mio bro finisce. E va bene, dormiamo, perché questa qui è la nostra ultima giornata che vado a fare missioni secondarie. Mi sono stancato, sto per perdere l'altra mano. E andiamo, velocemente, a vedere che cosa possiamo trovare a Spina del Diavolo. Eccomi qua. Uè, ciao balena. Ok, sì, credo che sia una balena. Sì. Ne ho viste di più piccole. Forse hanno aumentato le loro dimensioni con l'ultimo aggiornamento. Allora, controllerei prima queste isolette più piccole per vedere se c'è qualcosa di interessante. E poi andiamo alla terra madre. No, impossibile. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Ma che vai? Io non te lo porto. Eccoci arrivati. Chissà quali nemici brutti mi trovo qui. Adesso mi voglio leggere quest'altro messaggio per capire. Ma non è che siamo noi che abbiamo tipo ucciso nostra moglie, ci siamo dimenticati di tutto? No, non pare che parli di nulla che c'entri riguardante questo. Allora, credo che questo qui potrebbe fare male, quindi lo eviterei. Cerchiamo pesci, vediamo quali pesci potrò trovare qui. Ma soprattutto, è cosa che fa sto rumore? Quello? Oh! Vengo attaccato da qualsiasi cosa. Ok, esorcismo. Ci sono tipo dei piranha, mostri che cercano di prendermi. Ma è una zona bruttissima allora.
Io volevo trovare dei pesci nuovi, invece mi sono trovato nelle rovine romane, messe a culo. Guarda qui, dove mi sto infrattando, aiuto. Ah, ecco qui un pesce, ecco qui un pesce nuovo. Non è nuovo, prendilo. Che record e vai via. Aspetta, cerchiamo un molo, è più in basso, andiamo. Prima però prendo questo. Che cos'è? Aspetta, io sto prendendo roba, non so nemmeno cosa sia, però vabbè, la prendo, la prendo. Tavoletta di pietra. Boh. Eccoli. Credo che attirino il tizio grosso. Dovrei poter approdare qui vicino. Ecco, ecco. Mercantessa, è lei? Mercantessa mia adorata, mi sta salvando la vita. Sto luogo fa schifo. Non ho neanche trovato nuovi pesci, non ce ne sono praticamente. Forse sono nascosti da qualche parte, li devo trovare. Cioè, se io prendo il mio cannocchiale, vedo qualcosa? No, oh, quello lì. Ok, guarda, vado direttamente di atrofia, così mi prendo tutto subito e vediamo. Boom. Oh, razza pallida, una delle due però è infetta, quindi la lascio pure lì. Provo a raggiungere anche l'altro molo che è un po' più su. Questo qui? Ah, è nuovo questo, questo qui è nuovo. Dammi. Squalo frangiato. Qui sopra ci dovrebbe essere l'altro molo, vediamo, magari trovo qualcuno e mi dice: oh, ammazziamo tutti quanti. Ed è proprio qui, sembra essere una zona dei cultisti in realtà. Vediamo. Caverna o faro antico? Vediamo la caverna. Nella penombra della caverna riesce a scorgere alcuni dipinti su entrambe le pareti. Esamina la parete sinistra. Raffigura la nascita di una civiltà vabbè, ho sbagliato. Esamina quella destra. La caduta di una civiltà, quindi inizio e fine, ok. Proviamo a salire sul faro. Risali i gradini che portano al faro antico. Alla base vi è una solida porta di pietra. Non ci sono maniglie, ma la porta ospita una grande cavità. Devo portare qui 4 pezzi di pietra. E qui non c'ho manco il magazzino. Ok, ho capito cosa devo fare qui, trovare pezzi di pietra. Ah, questi qua sono nuovi? Siete nuovi? Belli di papà. C'è i superficiali, ma comunque nuovi. Guarda, è brutto, la gallinella corazzata. Ok, vedo dove sono gli altri pezzi, ma mi sa è difficile raggiungerli. Anche perché mi seguono sti cosi. Ma perché sono tipo circondati dalle mura, mi servono gli esplosivi. Là c'è un tempio in realtà, con un altro molo. Forse, aspetta, forse qui c'è qualcosa che effettivamente sarà utile, non una missione secondaria. Tanto che qui dovrei trovare anche il cimelio, Vediamo. Oh! Un uomo ti viene incontro mentre stai attraccando, sfidando il vento e l'acqua. Che giorno meraviglioso, un nuovo discepolo, trasportato dalle onde. Vieni, arriva, debole creatura, riposa la tua anima stanca. Sono solo di passaggio. Sciocchezza, è stata la provvidenza degli abissi a farti arrivare qui. Io ho pregato molto e tu sei la risposta. Il rito della purificazione è quasi alle porte, tu sarai il mio sostituto. Ti ascolto. La tua prova inizia immediatamente, dimmi cosa cerca il tuo spirito. Non lo so, la felicità. Ah, una patetica scusa che ostacola la ricerca di qualcosa di più grande. Per definizione la felicità è un compromesso. La tua carne cosa desidera? Eppure ti sfugge. L'oscurità è ciò che attende per il resto dei tuoi giorni. Concludiamo, cosa merita il mondo? Tutto. In un certo qual modo merita tutto ciò che viene portato a riva, liberamente donato agli abissi, non più di questo. La prova è terminata, hai ancora tanto da imparare, ma con il tempo acquisirai tutte le conoscenze. Ora, in qualità di mio iniziato, ricoprerai il ruolo di messaggero epurativo, proprio come l'ho ricoperto io per il mio predecessore. Le vicine cime divampano di un fuoco eterno, ma i focolari di pietra di questi tre idoli sono spogli e vuoti. Recupera 3 fiamme mistiche dalle falesie alle nostre spalle e accendi i crogioli. Visita i santuari degli abissi, te li indicherò. Ti offriranno la loro guida, togliendo a me questo. Cosa sta succedendo? Devo visitare questi 3 luoghi per riuscire a ottenere delle fiamme da portare a lui. Le statue, quale sta? Posso esaminare le statue? Ah, ok, credo devo mettere le fiamme semplicemente qui. E sapete una cosa, ragazzi? Mi sa che io mi fermo qui. Abbiamo brevemente visto che cosa si cela nelle oscurità di Spina del diavolo. Dobbiamo sconfiggere piragna, aprire vari luoghi con la dinamite, recuperare materiali, tra cui pezzi di pietra da portare in cima a un faro, più delle fiamme per sodizio, e poi credo che avremmo finito. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto mettete like, iscrivetevi e noi ci vedremo al prossimo video di Dredge, dove spero di non perdere più parti del corpo. E quindi ciao raga. No, aspetta, sai che c'è con l'uncino? Ciao ragazzi.